di nuovo collegati con Piazza Duomo, dove è arrivato l'ospite atteso, anzi l'ospite, perché io metto anche Francesco Rossigala allo repre in straccia, allo stesso livello, cioè di Riccardo Sventoli. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, buongiorno. Bentornato, come stai? Bene, bene, dai, parallelamente l'altro in vista della finale di Champions League, mi sento bene. Oggi perdonaci se abbiamo buttato giù dal letto presto per essere qui in Piazza Duomo insieme a noi. Magari avresti dormito un pochino di più, però ci tenevamo tanto a salutarti prima appunto della finale. Sì, beh, io devo dire che la mattina non è un peso alzarmi, mi alzo anche di mio abbastanza presto. Ma vedrai quando avrai la nostra età che sarà un po' più un po' di farò più fatica per le ginocchia, più fatica, diciamo, in questo modo. Allora, leggevo un'intervista a Fabio Soli l'altro giorno sul quotidiano L'Adige, quanto è importante lo spirito di gruppo in una partita secca come questa. Lui ha detto una cosa molto bella, ha detto: quando sono tutti insieme possono fare, e ci credono, possono fare cose straordinarie. Ma penso che lo spirito di gruppo sia fondamentale in ogni partita, in ogni sera, a maggior ragione una partita importante, secca e bella, ci aggiungerei, perché sarà una partita bellissima da giocare. È importante perché durante una partita che può sembrare corta rispetto alle serie di playoff così, si può andare in difficoltà magari in un set, c'è poco tempo per recuperare, quindi penso che la coesione sarà fondamentale. C'è un qualcosa che ti spaventa di domenica? No, perché dovrei essere spaventato, nel senso che stiamo andando a fare una cosa che ci siamo guadagnati col sudore di tutto l'anno, ed ho avuto già la fortuna di farne una, è veramente un evento fantastico. Quindi nell'andare a fare qualcosa di bello non vedo perché dovremmo essere spaventati di qualcosa. È chiaro che avete studiato la squadra, avversari, eccetera, eccetera. C'è qualcosa che ti fa un po' paura, nel senso sportivo ovviamente, in questo caso della squadra avversaria. Qual è, cosa temi di loro? Penso che tra i loro fondamentali migliori ci siano la battuta e il muro. Questo è anche uno stimolo per me, perché se hanno il muro uno dei loro fondamentali migliori vuol dire che dovrò cercare di essere bravo io a sistemare, a smarcare i miei attaccanti. Però sicuramente queste sono le loro caratteristiche migliori, quindi noi dovremmo conoscerle, quindi saperne bene e giocare di conseguenza. E poi comunque vada, da lunedì vacanza? No! Sì, allora lunedì rientreremo. Forse vacanza lunedì a Bologna. Lunedì sera sono anche in vacanza ufficialmente e martedì sono in vacanza ufficialmente. Perché poi inizierà l'attività con la nazionale, perché quest'anno il calendario inizia presto e finisce anche un po' prima. Per le vacanze bisognerà aspettare un po' più avanti. Però va da sé che quest'anno avete un po' più di vacanze, perché tra il VNL e le Olimpiadi, dopo le Olimpiadi c'è un po' di tempo per tirare il fiato finalmente. Sì, soprattutto è stato uno dei primi anni per chi fa attività con la nazionale che sapeva quando sarebbe finito, quindi si è potuto prenotare qualche vacanza magari con un po' più di anticipo. Queste piccole pillole di vita normale anche a noi ogni tanto fanno piacere. Anche perché chi vorrà vedere dal vivo Riccardo e i compagni della nazionale, ricordiamo che sabato, domenica e lunedì prossimo al Cavallese ci sarà questo triangolare con Serbia e Turchia. E non esiste, io credo che nel vostro livello, ma a tutti i livelli, la parola partita amichevole non ci sia, neanche allenamento amichevole quando fate i punti durante la settimana. Cioè, voi volete fare punti? Sì, sono d'accordissimo. Sì. Ovvio che quando hai dall'altra parte, amichevole è usata nel gergo tecnico per dire una partita che non mette in palio niente. Soprattutto che per noi, con i tempi risicati e i modi di allenamento che facciamo, per noi c'è sempre in palio qualcosa, che sia mettere in campo il miglioramento che abbiamo fatto durante la settimana o cercare di fare meglio una cosa come l'amichevole, prima non è venuta bene. Quindi so che la stagione non è finita, ma che voto dai alla stagione? Un 7,5. Perché? È bello. No, perché allora, ovviamente i risultati sono importanti. Per ora però, perché manca. Potremmo dare anche no, per mezzo, no, mezzo, non lo so. Ovviamente i risultati sono importanti, non si può prescindere da quello, perché non siamo solo noi giocatori, ma c'è anche un movimento, una società che ha fame di risultati, dei tifosi. Però sarebbe sbagliato ridurre tutto soltanto ai risultati, perché i risultati sono anche il frutto del percorso che facciamo. E questa squadra quest'anno ha fatto un percorso incredibile, affrontando un'emergenza gigante e prolungata. Il modo in cui c'è stata dentro e il motivo per cui stiamo ancora giocando è qualcosa che veramente, secondo me, ha delle cruci. Sono d'accordo. Laura?
Niente, ero rimasta un attimo persa nei discorsi di Riccardo. A te per non stracca non lo danno, secondo me. Te lo dico, Ma neanche per sbaglio. No. Ma neanche per sbaglio. Senti, ma farai come è presente durante la premiazione degli Oscar, che inquadrano i quattro finalisti, no? E si preparano due facce di solito. Quella se vinci e quella se perdi, no? Quella se perdi, quella un po' va bene, se lo merita lui. Quella che vince, chiaramente, anche tu hai preparato due versioni fino a partita di domenica. No, perché sia che si vinca che sia che si perda, non si può pensare adesso quale sarà l'emozione, perché veramente non ho ancora pensato né alla vittoria né alla sconfitta, sto soltanto pensando alla squadra avversaria che incontreremo, al fatto di quanto sarà dura. Ho messo la faccia, ho pensato alla faccia da partita, quella che sarà in difficoltà. Più che altro perché so che bisognerà far fatica sicuramente. Però siete pronti, per cui domani si parte e poi si prende confidenza con il campo di Antalya. Sì, domani partiamo, arriveremo giù, faremo un allenamento sabato e poi domenica via le Dazio. Allora vi ricordiamo che comunque al Palatrento domenica alle 15 aprono le porte, si entra gratuitamente, la società ha prontato un maxi schermo, quindi sarà come viverla lì in curva. Si potrà vedere tutta la partita in diretta dalle 16. Per chi non può andare, naturalmente c'è l'opzione Radio Dolomiti, il nostro Francesco che ci racconterà dalla prima all'ultima palla, che cade o che non cade, la specificata sembra una cosa brutta. Riccardo, noi ti facciamo davvero un grande in bocca al lupo, perché te lo meriteresti, posso dirlo. Tutta la squadra, in particolar modo perché hai sofferto tanto questi ultimi domenici, a bordo campo eri un leone in gabbia, veramente eri proprio, si vedeva. E quindi in bocca al lupo. Laura, vuoi chiudere tu? Ci aspettiamo poi l'anno, ovviamente. Quando non so se sono previste poi appuntamenti, quando rientreranno, saranno incasinatissimi. Ma ti aspettiamo il prossimo anno. Nazionale, sicuramente. Grazie Riccardo, grazie a Francesco Segala. Grazie.